La sicurezza sul lavoro è stato il tema centrale dell'evento organizzato dalla sezione provinciale di Caltanissetta dell'ANMIL, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, in occasione della 66esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Una manifestazione che ha previsto diversi momenti. Domenica 9 ottobre, infatti, dopo il raduno in piazza Martiri d'Ungheria, presso la parrocchia Regina Pacis, è stata celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione religiosa ha avuto inizio un corteo, accompagnato dalle note della banda musicale sino in Piazza Europa, dove è stata deposta una corona d'alloro davanti al monumento ai caduti sul lavoro. Il corteo ha così continuato la sua marcia verso il centro storico e per l'esattezza Corso Vittorio Emanuele, davanti al Teatro Regina Margherita, lì dove si è svolta una cerimonia civile. Questa è la 50ª giornata che io faccio, perché sono un ragazzino naturalmente portato qui. Noi altri stiamo lottando, abbiamo lottato e lotteremo per la prevenzione. La prevenzione perché non è dignitoso da parte di chi ci governa, sia in gergo, regione e locale, che ancora si muore per il lavoro. Ogni vita che si perde per noi è una sconfitta. E questa sconfitta naturalmente se la debbono portare a casa, dormirci di sopra e dire che cosa facciamo qui, andiamocene a casa. Ancora noi altri continuiamo a dire la prevenzione, prevenzione, prevenzione. Prevenzione non significa prevenire. Non significa disoccupazione, non significa perdita del posto di lavoro, non significa che sono ritornati i padroni in Italia come era nel 42, 43, 44, 45, dove c'erano i padroni. Sono ritornati i padroni, tanto che naturalmente non si parla altro di cose inutili. Le cose utili naturalmente non se ne parla. Chi regge l'economia naturalmente della città di Caltanissetta e della nazione sono coloro i quali hanno pagato un prezzo caro sul luogo di lavoro.